Il titolo è Tamashi, è cuore, soul. Questo è la nostra partenza. Le foto sono tutte qui. Abbiamo iniziato con una serata al castello di Sartiano. L'idea è quella di unire tre cose: dei luoghi della Toscana, dell'Umbria, dei luoghi italiani, riscoprirli con delle auto italiane del passato e con una fotografa giapponese, Yoshi Nishikawa. Kōjō tsuki no kage miru. Aishite yamanai Toscana no fūkei ni jikan という sonzai o miru. Chi o mamoru shiro ni. Maserati wa jikū o koeta chinmoku no tatakai o idomu. Kage o mite hikari o shiru. C'è una potenza non indifferente. Ogni volta che ci arrivi, la guardi, sembra che ti esca. Ma questa è una caratteristica di tutte le foto di Yoshi Nishikawa. Anche se rimangono al muro, ma vanno avanti e dietro. E questa è una cosa che colpisce. Per esempio, c'è la bora gialla, non rimane mai ferma. E a seconda delle ore, a seconda dei momenti di luce, vediamo questa macchina che si avvicina e si allontana. E quindi ciascuno è portato a guardarla a modo proprio. Comunque, 11 fotografie, io e Carlo, sempre grande avventura ogni una fotografia. La fotografia, la musica è una traduzione, è come se fossero i sottotitoli delle emozioni. La fotografia e la musica diventano estemporaneità insieme e raccontano un'opera unica e irripetibile. La musica da sempre ha una funzione curativa. Quindi portare queste vibrazioni della musica, le vibrazioni di un contrabbasso, che è uno strumento molto particolare che produce delle vibrazioni intense, e voleva dire riportare colore, riportare vita laddove la vita era scomparsa. E Kyoko, che è un'altra giapponese che vive qui da quanti anni? Da 22 anni. 22 anni, e quindi anche lei una delle anime di Motonokai, è appena finito una traduzione. Ho tradotto un testo, Estetica di Mishima. Sì, abbiamo visto stasera per la prima volta Greta Panettieri, che ha preso addirittura una chitarra elettrica, ed è una cosa estremamente interessante. Carlo, forse tu non lo sai, ma nella mia storia io non amo definirmi sotto un genere, amo quasi tutta la musica e credo che nell'arte, ne parlavamo brevemente oggi, ci sia stata forse negli ultimi anni una mancanza, no? Che è quello dell'incontro, dell'osmosi tra artisti e quindi del creare una corrente, una contaminazione dove le persone abbiano l'occasione anche di parlare e di seguire uno stesso pensiero da tradurre in arte. Però a noi interessano tutti.
tutte le arti, ci interessa anche il cinema. E il prossimo anno è mezzo secolo, 50 anni dall'uscita di un capolavoro, di uno dei più grandi film della cinematografia giapponese, che è La sfida del samurai di Kurosawa Akira. E La sfida del samurai ha un rapporto diretto con il cinema italiano e con il cinema mondiale, peraltro, perché è il film, come tutti sanno, a cui si è ispirato molto, diciamo, molto intensamente Sergio Leone per Un pugno di dollari. Per cui la nostra intenzione è fare una maratona cinematografica, proiettare i due film, raccontarli e possibilmente anche celebrare la figura di Ennio Morricone, che ci ha lasciato da pochissimo e che è l'autore delle colonne sonore dei film più celebrati di Sergio Leone. Volevo felicitarvi per Motonokai per questa iniziativa meravigliosa. Da distributrice cinematografica trovo che l'iniziativa di presentare insieme questi due film che hanno rappresentato la storia del cinema credo che sia meraviglioso. Quindi bravi, perché sono iniziative che veramente oggi andrebbero alimentate, sostenute, e quindi mi felicito e spero di esserci quando farete questa iniziativa. Ci sarai in front line su questa cosa. Grazie. Wednesday.